anche alcuni sono veramente rari, il gruppo di 11 film prodotti da Val Lewton, geniale produttore di origine russa, di cui appunto in questi giorni ricorre il centenario, e ce ne sono altri, e poi partiremo con una serie di retrospettive RKO incrociate, già qua è incrociato, c'è Nikos Musuraka come uno dei principali fotografi della storia hollywoodiana, uno dei maggiori fotografi di genere, uno dei maggiori scrittori d'ombra o scrittori di luce. Recentemente Tarantino, proprio a Cannes, qui a Cannes, da dove non vi parlo ma mi registro, Tarantino ha parlato come opposta per esempio alla fotografia di Storaro, di luce, alla fotografia di ombra dei suoi film, dell'operatore di Kill Bill, del direttore della luce di Kill Bill. Ecco, citare Kill Bill e citare il super cinema americano di oggi, della post Hollywood ancorata da nessuna parte, forse ancorata solo nei pixel digitali, può sembrare assurdo, il massimo della distanza. E in effetti il cinema di Val Lewton, di questo geniale momento della RKO, il momento tra l'altro che coincide quasi completamente con la Seconda Guerra Mondiale, il primo film di questo ciclo Val Lewton è Il bacio della pantera del 42 di Jacques Tourneur, sicuramente il regista più geniale che abbia lavorato con Val Lewton, e l'ultimo è del 46, quindi subito dopo la guerra, Bedlam di Robson, Mark Robson, che è il regista più presente in questo gruppo di film prodotti da Lewton e che è il regista in particolare del film che apre questa nottata, uno dei 2 o 3 inediti, un film remakeato l'estate scorsa, da un film scabro non ininteressante, anzi piuttosto interessante. Ecco, Ghost Ship, uno dei film che continuavano a mancarci e a causa dei quali rimandavamo questo inizio di programmazione incrociata, dedalica, dei film RKO. Credo che siano più di 20 anni, forse 25 anni, che io, Ciro Giorgini, adesso Francesco Di Pace, negli ultimi anni, sognavamo di questa retrospettiva, che diventa adesso possibile e davvero sarà allargata e diramata in progress, ripeto, con retrospettive magari di un regista incrociato con un musicista, con uno scrittore o di nuovo con un altro produttore. Qui intanto appunto c'è una micro retrospettiva Robson, parte Musuraka, e ribadisco Val Lewton. Citavo quindi Ghost Ship, la nave fantasma, la nave spettrale, la nave degli spettri, se si vuole, che è l'inizio di questo ciclo. Per noi non è un ciclo in ordine cronologico, ma non è tanto affascinante la mutazione cronologica da un film all'altro, quanto davvero, se vogliamo poi cronologicamente, l'inizio col Bacio della Pantera di Tourneur con Cat People è già un inizio con un'opera che è già un classico, fin troppo classico, ed è l'inizio con un autore immenso, straordinario. La recente retrospettiva al Beaubourg a Parigi ha confermato l'incredibile qualità di scrittore di luce, di traiettorie, non tanto di costruttore di immagini, quanto veramente di ladro di immagini, a una sorta di fluidità dello sguardo non umano che è quello del cinema. Davvero Tourneur è uno dei più capaci di scivolare come una sorta di via mediana tra un Max Ophüls e un Bud Boettiger, tra il cinema più scabro che esista, tra gli autori che conosciamo e che riconosciamo, appunto quello di Bud Boettiger, in particolare dei suoi western, per parlare tra l'altro di cicli chiusi, precisi, e invece uno dei cineasti più liberi, più danzanti, più aerei, più discesi
sciolti, più capaci di sciogliere e far volare l'occhio umano, l'occhio autore, l'occhio, farlo sparire dentro l'occhio aria che è del cinema. Ma in effetti già in questa Ghost Ship, un film per tutti gli altri, quello che colpisce è la secchezza materiale, quasi l'aridità dell'impianto scenografico, il rigore economico, la spoliazione, direi il materialismo, questo cinema di ombre, questo cinema di fotografia, questo cinema di pochi mezzi, non maschera i pochi mezzi, anzi li esalta nella loro povertà mediante la scrittura puramente visiva, e in particolare in questo film, che è un film che inizia e finisce con un progressivo sommarsi di assenze sensoriali, il cieco, il sordo muto, e finisce di nuovo con queste figure che sono praticamente uno smontaggio del cinema, è come se questo film dicesse quanto un cinema così sia una scatola vuota, quanto sia puramente illusorio, quanto sia arrampicato sul nulla, tanto che anche l'amore, l'ipotesi di rinascita futura, narrativa, diciamo, di chiusa positiva, di vero happy end al di fuori dell'universo chiuso della nave, è affidata a sua volta a due ombre, i possibili, il protagonista e la possibile futura compagna che appare in quel momento, appaiono solo lui e lei come ombre. Si può dire che tutta l'RKO sia un gioco spettrale nella storia del cinema americano. In particolare Val Newton, ricordiamo che sui suoi set, tra i set RKO dei film di Val Newton, nascevano anche in alcuni casi le suggestioni degli inizi di Orson Welles, negli stessi anni, quindi nelle pieghe, nelle tasche di questi set già poveri, nasceva il grandissimo cinema d'autore di Orson Welles. A sua volta come un bluff, come un gioco, come una delle apparizioni logicissime, razionali, non c'è mai davvero mistero nel cinema di Val Newton. Nulla rimane sospeso perché lo scioglimento riporta a una situazione nuda. Per esempio in questo Ghost Ship, metafisica sul piano proprio dei dati narrativi, direi che è uno dei film più schematici e precisi in questo senso. Il progressivo spiegarsi e sciogliersi degli intrighi film per film, stanotte nel meraviglioso La settima vittima di Robson, film ampiamente citato nelle notti scone, in alcuni dei film che abbiamo visto nelle settimane scorse di Jacques Rivette, per esempio, o il Leopard Man di Tourneur, che vedrete subito tra poco, ma lo stesso Bedlam. Ognuno di questi film, proprio in virtù della sua nitidezza e semplicità scenografica, ripeto, la povertà, la concentrazione, è sempre un luogo isolato, è sempre territorio puramente filmico, senza natura, è la pura natura del cinema, sempre chiuso, anche quando non è una nave, anche quando non è il manicomio criminale della fine di questa nottata, del magnifico Bedlam, e il cinema, confessandosi come spazio chiuso e povero che in ogni momento può far balenare infinite ombre melvillianamente, è anche davvero il set di una teologia spietata della condizione delle ombre umane che sono e siamo. Buona visione.